Giulietta, Riccardo Giorgia, Brian Giorgia, Andrea Giulia, Davide Fabiola, Marco Laura, Alex e Karin, Emanuele Elena, Nicola Giada, Visani Sonia, Alberto Monica, Niepio, Petra, basta, ma ci state tutti quanti? Spargogliatevi in parti uguali, mi raccomando. Signori, una bellissima mazurka, qui avremo anche la coreografia. Da un grattacielo dell'elicottero vedrà una coreografia stratosferica. Signori e signori, per voi Concetta! Signori, che spettacolo! Ringraziamo le nostre coppie e c'è un asse rotto, dove? Dimmi, Davide, vieni qui Davide. C'è un asse rotto. Dove? Come qui? Sei sicuro che è rotto? No, ma c'ho, te li salti te, ci 200 kg. Ma con un po' di scotch si accomoda? Adesso dopo andiamo a vedere, che pericoloso, eh. Ascoltami, vieni un po' più avanti. Ma volevo dire io, signori, questa è una coppia rivelazione 2009, sono appena entrati nel gruppo, sono le prime esibizioni, sono venuti a scuola l'anno scorso, hanno imparato le danze folk romagnole, vogliono, hanno detto loro di voler diventare campioni mondiali di questa disciplina. Ma cosa spinge una bimba di quanti anni? 10 anni, Sofia, a ballare le danze folk romagnole invece di andare a ballare l'hip hop. Ma perché sono due cose che, cioè, si balla lo stesso, però fare il liscio sì, cioè, è più divertente perché hai anche il ballerino e quindi balli in coppia e ti metti a confronto con qualcun altro. Non fai ne paure, verde. Dopo mi presento tua mamma. Ascoltami! Ma quella ballerina lì l'hai scelta te? Sì. Ah, ok. E il perché di solito qualcuno c'ha un obiettivo, no? Il vostro obiettivo qual è? Di raggiungere l'impossibile. Io alla vostra età non ero mica così, però mi piace, bravi, siete bravi, signori Simone e Sofia, li vedremo presto ai campionati del mondo a ballare valzer, mazurka e polka. Volevo farti una precisazione, così lo puoi dire anche tutte le coetanee, a parte che il 1° ottobre li aspettiamo tutte, non si chiama liscio, perché il liscio è quando uno fa hop, che sfolga, si chiamano danze folk romagnole, perché noi ci siamo acculturati anche noi, capito, che sono tre balli, giusto? Vai? Valzer, mazurka, polka. Benissimo, perfetto. Signore e signori, Simone e Sofia.
Natale.